progetto è nato, diciamo, con i ragazzi, perché non neanche io ero tanto sicura di come si sarebbe potuto sviluppare. Ho solamente acquistato questo dispositivo, il PlantSplay, con il quale è possibile ascoltare gli impulsi elettrici delle piante, trasformati in note musicali, quindi le piante emettono una musica. E non sapevo in realtà come sarebbe venuto fuori con i ragazzi. Invece poi è stato molto interessante, devo dire molto emozionante, perché i bambini sono dotati di una immaginazione enorme, quindi si sono molto applicati nel vedere, nel misurare prima cosa la loro energia, cioè quanto forte era l'energia che sviluppava il loro corpo. Poi abbiamo provato a vedere appunto cosa accade quando siamo vicini ad una pianta, quando la tocchiamo, come reagisce la pianta, cosa succede per esempio quando andiamo ad abbracciare un albero, perché magari un albero che prima non suonava, nel momento in cui viene abbracciato inizia a suonare, con bambini che fanno parte della prima alla terza classe, quindi dai 5 agli 8 anni. E quindi essendo poi un laboratorio volontario, nel senso che io non è che ho solamente invitato i bambini a partecipare, chi ha voluto è riuscito a partecipare. Io ho messo a disposizione due smartphone con i quali i bambini potevano fare sia le riprese che utilizzare lo smartphone collegandolo con il PlantSplay per ascoltare la musica delle piante. Il PlantSplay poi permette di essere attaccato con delle ventosine piccole, ad esempio quando sono le foglie un po' più delicate o i tronchi dell'albero, o altrimenti con le pinzette per quanto riguarda le piante più delicate. Quindi andavano lì con le loro belle manine, mettevano le piante oppure attaccavano, erano molto delicati, erano una bella cosa. C'erano quelli che appunto riprendevano tutto quanto, infatti nel video, insomma, che c'è nel website della scuola, c'è proprio appunto il video che ha fatto una bambina correndo, perché insomma loro si divertivano così, oppure hanno molto documentato appunto la pianta. Era una cosa anche nuova per me, quindi sono stati i ragazzi che mi hanno veramente mostrato come utilizzare al meglio questo apparecchio. La cosa più bella che rimane da questa esperienza, soprattutto, beh, il grande divertimento, i balli dei bambini che si sono fatti sentendo la musica, la loro gioia, i loro sorrisi, e un'emozione fantastica è quando appunto i bambini hanno abbracciato gli alberi e questi hanno iniziato a suonare, oppure che toccavano una pianta e vedevano che questa reagiva e quindi si sono resi conto che effettivamente siamo tutti collegati.